Allora, partiamo da lì e lo portiamo là. Ci siamo? Ok. Innanzitutto grazie a tutti voi che siete qui oggi, grazie alle forze armate, grazie alle forze civili che ci sono intervenute. E farò una piccola introduzione per, anche approfittando del fatto che sono presenti di qui, li sentite un po' vociare più piccolini, il Grest di Gamma, ma ci sono anche i ragazzi della media di Pantelleria. E questo è molto importante perché seguendo proprio l'insegnamento di Paolo Borsellino, ma soprattutto anche il percorso che abbiamo iniziato con Fiammetta a Borsellino, il ricordo, la memoria, la commemorazione di queste due giornate del 23 maggio e oggi del 19 luglio vanno indirizzate soprattutto ai più giovani per trasmettere un messaggio forte di lotta alla mafia. Quindi proprio per loro, oltre che per noi, ricordiamo perché questa data è tristemente famosa ed è legata appunto, come dicevo prima, al 23 maggio. Sono passati 30 anni dalla strage di Via D'Amelio, quella in cui Paolo Borsellino venne ucciso dalla mafia. Il 19 luglio 1992 è una di quelle date indelebili nella storia d'Italia che, insieme alla strage di Capaci avvenuta il 23 maggio dello stesso anno, segna un altro passo di terrore in tempi duri. Morte e distruzione dopo anni di omicidi, bombe e incidenti difficili da sbrogliare. Così come ancora oggi non si è riuscita a scoprire tutto dell'attentato a Borsellino. Chi ha azionato la bomba, per esempio, o che fine ha fatto l'agenda rossa che il giudice si portava sempre appresso. E a questo proposito vi dico che stasera il comune, l'aula consigliare, sarà illuminata di rosso proprio in omaggio a questa famosa agenda rossa che non si è più trovata. Esattamente 57 giorni dopo la strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie, il magistrato Francesca Morvillo, e i tre agenti di scorta, Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Di Cillo, il 19 luglio 1992 in via D'Amelio a Palermo, alle ore 16:58, proprio quando Borsellino, appena sceso dall'auto, si apprestava ad andare a trovare la madre, venne azionata a distanza la miccia di una Fiat 126 carica di esplosivo. Insieme al giudice morirono i cinque agenti della scorta: Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Limoli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina, o Traina, scusate. Antonino Vullo, il sesto uomo della scorta del giudice, è l'unico superstite della strage di Via D'Amelio. Da quella strage e da quella di Capaci sono trascorsi 30 anni. La memoria però resterà sempre viva, così come non si esaurirà l'eredità dei due magistrati. Ogni anno a Pantelleria e in tutta Italia le stragi vengono ricordate con cerimonie, manifestazioni e cortei, con la partecipazione di tanti giovani, come oggi. A un anno dell'attentato, nella buca lasciata dall'esplosione di Via D'Amelio, per iniziativa della madre del giudice Borsellino, è stato piantato un ulivo proveniente da Betlemme, immagine di rigenerazione, solidarietà e pace. L'albero di Via D'Amelio è diventato un simbolo, visitato da tanti, per non dimenticare il sacrificio di coloro che hanno dato la vita per la legalità. Un modo di rinnovare l'impegno nella speranza di un futuro migliore. A Pantelleria, qui sotto la lapide dedicata a Paolo Borsellino e il lungomare che porta il suo nome, ci ritroviamo ogni anno a ricordare e a trasmettere questo messaggio alle nuove generazioni. Quest'anno il nostro messaggio lo gridiamo ancora più forte, nonostante le polemiche, proprio anche sotto l'opera di Accardi, che è un no netto a tutto il brutto della vita. Mai come in questa occasione il FAC è da rivolgere in modo forte, deciso e inequivocabile proprio alla mafia e alla mentalità mafiosa. E in questo caso sono sicura, oltre che alle avversità e alle sofferenze del mondo a cui è rivolto, l'autore sarebbe d'accordo nel mutuarne il significato. Un messaggio chiaro, lampante, che non lascia spazio ad interpretazioni. Il 19 luglio diciamo tutti FAC mafia e lo diciamo ad alta voce. Continuo a sperare nel buon senso e nell'etica universale che dovrebbe caratterizzarci tutti e quindi spero che questo messaggio sia ripetuto chiaramente senza colori, giacche o etichette. Magari mi illudo, ma mi ripeto quello che mi disse una volta Antonino Caponnetto.
fino a che non capiremo che la mafia la si deve combattere uniti, saremo tutti complici della mafia. Scusate, adesso ci sono un piccolo artificio tecnico, Allora, questo era il silenzio del coro della banda degli Alpini, però la seconda parte poi è stata, cioè la parte che in genere non si dice mai, e poi, come sapete, è un addio di un soldato, quindi. Dopo il silenzio d'ordinanza c'è la posizione della corona sotto la lapide. Oggi invece di avere due rappresentanti delle forze armate avremo anche una rappresentante della società civile, quindi presenteranno i fiori alla lapide Anna Rita Gabriele per il Gian Porcaro, per il centro Gian Porcaro, e Salvo Silvia per la capitaneria di porto. Ora facciamo un minuto di silenzio, dopo di che ci sarà il discorso del sindaco. Buongiorno a tutti e grazie di essere intervenuti in questo giorno importante per tutti noi. Più che fare un discorso, io voglio leggervi, perché lo leggo spesso e quindi, nonostante sia lungo ma è pieno di significati, l'ultimo discorso che ha fatto pubblico, che ha fatto Paolo Borsellino il 25 giugno 1992, più o meno un mese poi dalla sua morte.
era a casa professa e si rivolgeva a una collettività soprattutto di giovani. Io sono venuto questa sera soprattutto per ascoltare. Purtroppo ragioni di lavoro mi hanno costretto ad arrivare in ritardo e forse mi costringeranno ad allontanarmi prima che questa riunione finisca. Sono venuto soprattutto per ascoltare perché ritengo che mai come in questo momento sia necessario che io ricordi a me stesso e ricordi a voi che sono un magistrato. E perché sono un magistrato, devo essere anche cosciente che il mio primo dovere non è quello di utilizzare le mie opinioni e le mie conoscenze partecipando a convegni e dibattiti, ma quello di utilizzare le mie opinioni e le mie conoscenze nel mio lavoro. In questo momento, inoltre, oltre che magistrato, io sono testimone. Sono testimone perché, avendo vissuto a lungo la mia esperienza di lavoro accanto a Giovanni Falcone, avendo raccolto, non voglio dire più di ogni altro, perché non voglio imbarcarmi in questa gara che purtroppo vedo fare in questi giorni per ristabilire chi era più amico di Giovanni Falcone, ma avendo raccolto comunque, più o meno di altri, come amico di Giovanni Falcone, tante sue confidenze, prima di parlare in pubblico anche delle opinioni, anche delle convenzioni che io mi sono fatte raccogliendo tali confidenze, questi elementi che io porto dentro di me debbo per prima cosa assemblarli e riferirli all'autorità giudiziaria, che è l'unica in grado di valutare quante queste cose che io so possono essere utili alla ricostruzione dell'evento che ha posto fine alla vita di Giovanni Falcone e che soprattutto nell'immediatezza di questa tragedia ha fatto pensare a me e non soltanto a me che era finita una parte della mia e della nostra vita. Quindi io questa sera devo astenermi rigidamente, mi dispiace se deluderò qualcuno di voi, dal riferire circostanze che probabilmente molti di voi si aspettano che io riferisca. A cominciare da quelle che in questi giorni sono arrivati sui giornali e che riguardano i cosiddetti diari di Giovanni Falcone. Per prima cosa ne parlerò all'autorità giudiziaria, poi se è il caso ne parlerò in pubblico. Posso dire soltanto, e qui mi fermo affrontando l'argomento, e per evitare che vi possano anche su questo punto innestare speculazioni fuorvianti, che questi appunti che sono stati pubblicati dalla stampa su Sole 24 Ore dalla giornalista, in questo momento non mi ricordo, Milella, li avevo letti in vita di Giovanni Falcone. Sono proprio appunti di Giovanni Falcone, perché non vorrei che su questo un giorno potessero essere avanzati dei dubbi. Ho letto giorni fa, ho ascoltato alla televisione, in questo momento i miei ricordi non sono precisi. Un'affermazione di Antonio Caponnetto, secondo cui Giovanni Falcone cominciò a morire nel gennaio del 1988. Io condivido questa affermazione di Caponnetto. Con questo non intendo dire che so il perché dell'evento criminoso avvenuto a fine maggio, per quanto io possa sapere qualche elemento che possa aiutare a ricostruirlo. E come ho detto, ne riferirò all'autorità giudiziaria. Non voglio dire che cominciò a morire nel gennaio del 1988 e che questa strage del 92 sia il naturale epilogo di questo processo di morte. Però quella che ha detto Antonio Caponnetto è vero, perché oggi che tutti ci rendiamo conto di qual è stata la statura di quest'uomo, ripercorrendo queste vicende della sua vita professionale, ci accorgiamo come in effetti il Paese, lo Stato, la magistratura, che forse ha più colpe di ogni altro, cominciò proprio a farlo morire il primo gennaio del 1988. Se non forse l'anno prima, in quella data che ha Aurora ricordato Leonardo Orlando, cioè quell'articolo di Leonardo Sciascia sul Corriere della Sera che bollava me come un professionista dell'antimafia. L'amico Orlando come professionista della politica, dell'antimafia nella politica. Ma nel gennaio del 1988, quando Falcone, solo per continuare il suo lavoro, il Consiglio Superiore della Magistratura, con motivazioni risibili
gli preferì il consigliere Meli. C'eravamo tutti resi conto che c'era questo pericolo e a lungo sperammo che Antonio Caponnetto potesse restare ancora a passare gli ultimi due anni della sua vita professionale a Palermo. Ma quest'uomo, Caponnetto, il quale rischiava perché anziano, perché conduceva una vita sicuramente non sopportabile da nessuno già da anni, il quale rischiava di morire a Palermo. Temevamo che non avrebbe superato lo stress fisico cui da anni si sottoponeva. E a un certo punto fummo noi stessi, Falcone in testa, pur estremamente convinti del pericolo che si correva così convincendolo, lo convincemmo riottosi, molto riottoso, ad allontanarsi da Palermo. Si aprì la corsa alla successione all'ufficio istruzione al Tribunale di Palermo. Falcone concorse. Qualche Giuda, disse Borsellino, Giuda, si impegnò subito a prenderlo in giro e il giorno del mio compleanno il Consiglio Superiore della Magistratura ci fece questo regalo, preferì Antonino Meli. Giovanni Falcone, dimostrando l'altissimo senso delle istituzioni che egli aveva e la sua volontà di continuare comunque a fare il lavoro che aveva inventato e nel quale ci aveva tutti trascinato, cominciò a lavorare con Antonino Meli nella convinzione che, nonostante lo schiaffo datogli dal Consiglio Superiore della Magistratura, egli avrebbe potuto continuare il suo lavoro. E continuò a crederlo nonostante io, che ormai mi trovavo in un osservatorio abbastanza privilegiato, perché ero stato trasferito a Marsala, e quindi guardavo abbastanza dall'esterno questa situazione, mi fossi reso conto subito che nel volgere di pochi mesi Giovanni Falcone sarebbe stato distrutto. E professionalmente nel silenzio che nessuno se ne accorgesse. Questa fu la ragione per cui io, nel corso della presentazione del libro La mafia d'Agrigento, denunciai quello che stava accadendo a Palermo con un intervento che venne subito commentato da Leoluca Orlando, allora presente, dicendo che quella sera l'aria ci stava pesando addosso per quello che era stato detto. Leoluca Orlando ha ricordato cosa avvenne subito dopo. Per aver denunciato questa verità, io rischiai conseguenze professionali gravissime, ma quel che è peggio, il Consiglio Superiore immediatamente scoprì qual era il suo vero obiettivo. Proprio approfittando del problema che io avevo sollevato, doveva essere eliminato al più presto Giovanni Falcone. E forse questo io lo avevo pure messo nel conto, perché ero convinto che lo avrebbero eliminato comunque. Almeno, dissi, se deve essere eliminato, l'opinione pubblica lo deve sapere. Lo deve conoscere, il pool antimafia deve morire davanti a tutti, non deve morire in silenzio. L'opinione pubblica fece il miracolo, perché ricordò quella caldissima estate dell'agosto 88, l'opinione pubblica si mobilitò e costrinse il Consiglio Superiore della Magistratura a rimangiarsi in parte la sua precedente decisione dei primi di agosto, tant'è che il 15 settembre, seppur zoppicante, il pool antimafia fu rimesso in piedi. La protervia del consigliere istruttore, l'intervento nefasto della Cassazione cominciato allora e continuato fino a ieri, continuarono a fare morire Giovanni Falcone. Giovanni Falcone, uomo che sentì sempre di essere uomo delle istituzioni, con un profondissimo senso dello Stato, nonostante questo, continuò incessantemente a lavorare. Approdò alla Procura della Repubblica di Palermo, dove a un certo punto ritenne, e le motivazioni le riservo a quella parte di espressione delle mie convinzioni che deve in questo momento essere utilizzata verso altri ascoltatori, ritenne a un certo momento di non poter più continuare ad operare al meglio. Giovanni Falcone è andato al Ministero di Grazia e Giustizia e questo lo passò, lo posso dire, sì, prima di essere ascoltato dal giudice, non perché aspirasse a trovarsi a Roma in un posto privilegiato, non perché si era innamorato dei socialisti, non perché si era innamorato di Claudio Martelli, ma perché a un certo punto della sua vita ritenne, da uomo delle istituzioni, di poter continuare a svolgere a Roma un ruolo importante e nelle sue convinzioni decisivo con riferimento alla lotta alla criminalità mafiosa. Dopo aver appreso dalla radio quella sua nomina a Roma, in quei tempi, una volta Giovanni Falcone, alla presenza del
collega Leonardo Guarnotta e di Ayala, tiro fuori, non so come si chiama, l'ordinamento interno del Ministero di Grazia e Giustizia e scorrendo i singoli punti di non so quale articolo di questo ordinamento, cominciò fin da allora, fin dal primo giorno, cominciò ad illustrare quel che lì egli poteva fare e che riteneva di poter fare per la lotta alla criminalità mafiosa. Certo, anch'io talvolta ho assistito con un certo disagio a quella che è la vita o alcune manifestazioni della vita e dell'attività di un magistrato improvvisamente sbalzato in una struttura gerarchica diversa da quelle che sono le strutture, anch'esse gerarchiche, ma in un altro senso, previste dall'ordinamento giudiziario. Si trattava di un lavoro nuovo, di una situazione nuova, di vicinanze nuove, ma Giovanni Falcone è andato lì solo per questo. Con la mente a Palermo, perché sin dal primo momento mi illustrò quello che riteneva di poter e di voler fare lui per Palermo. E in fin dei conti, se vogliamo fare un bilancio di questa sua permanenza al Ministero di Grazia e Giustizia, il bilancio, anche se contestato, anche se criticato, un bilancio che riguarda soprattutto la creazione di strutture che, a torto o a ragione, lui pensava che potessero funzionare specialmente con riferimento alla lotta alla criminalità organizzata e al lavoro che aveva fatto a Palermo. Cercò di ricreare in campo nazionale, con le leggi dello Stato, quelle esperienze del pool antimafia che erano nate artigianalmente, senza che la legge le prevedesse, senza che la legge, anche nei momenti di maggiore successo, le sostenesse. Questa, a torto o ragione, ma comunque sicuramente nei suoi intenti, era la super procura, sulla quale anch'io ho espresso nell'immediatezza delle perplessità, firmando la lettera sostanzialmente critica sulla super procura predisposta dal collega Maddalena. Ma mai neanche un istante ho dubitato che questo strumento, sulla cui creazione Giovanni Falcone aveva lavorato, servisse nei suoi intenti, nelle sue idee, a torto o a ragione, per ritornare, soprattutto per consentirgli di ritornare a fare il magistrato come egli voleva. Questo che vi ho letto, che magari può sembrare noioso, è proprio quello che rappresenta Borsellino, cioè la copia di Giovanni Falcone e che apprezzava tantissimo e lavorava insieme a Falcone. E quelle parole che dice Borsellino in quell'ultimo suo discorso dimostrano proprio quel cambiamento che credo ancora non è avvenuto. Siamo nel 2022 e ancora si sente parlare di mafia, ancora sentiamo parlare di criminalità organizzata. Quindi io invito a leggerlo quel discorso più volte, perché è ancora attuale e ai noi, dobbiamo essere noi, voi giovani che crescerete, a cercare di portare questo cambiamento che serve a tutti noi e serve a far sì che questo mondo sia migliore. Grazie. Grazie Sindaco. Adesso chiamo Eric Valline, Presidente del Consiglio, che ci leggerà un breve scritto del fratello di Borsellino, Salvatore. Avremmo voluto celebrare il 30° anniversario della strage di Via D'Amelio con una vittoria sulla mafia e quindi con la scoperta della verità per dare giustizia ai familiari e alle vittime. Purtroppo sarà anche quest'anno solo un appuntamento rimandato. Fin quando non si farà chiarezza sui tanti depistaggi, fin quando la politica non farà leggi antimafia dignitose della memoria e dell'operato dei magistrati e degli uomini delle forze dell'ordine, che per lo Stato sono stati uccisi. Sono passati 30 anni lunghi senza verità. Sono stati celebrati numerosi processi, ma ancora attendiamo di conoscere tutti i nomi di coloro che hanno voluto le stragi del 92 e del 93. Abbiamo chiaro che le mani diverse hanno concorso con quella di Cosa Nostra per commettere questi crimini, ma chi conosce queste relazioni occulte resta vincolato al ricatto del silenzio. Salvatore Borsellino. Allora, finiamo questa cerimonia ovviamente con l'inno nazionale, però vi volevo ricordare che adesso, proprio qui accanto per i ragazzi, ci sarà uno spettacolo dell'Associazione Marionettistica Siciliana di Angelo Sicilia, la più antica e la più famosa di Sicilia, che con lo spettacolo dei Pupi Siciliani ripercorrerà la vita di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
Oggi alle 18.30 invece al Circolo Giggia ci sarà la presentazione del libro con l'intervista del giornalista Giuseppe Trovato, che è un giornalista che è noto per le sue inchieste antimafia, è stato molto sotto scorta, molto tempo sotto scorta, e perché ha denunciato tutte le connessioni della mafia dell'Ennese con la politica e con il sistema affaristico. Infine, lo dico sempre per i più piccoli, stasera i pupi siciliani bisseranno, però stavolta con uno spettacolo della tradizione proprio siciliana pupara alle 9. Allora, grazie a tutti di essere qui, ci lasciamo con l'inno nazionale di Mameli. Allora ragazzi, ci trasferiamo dall'altra parte.